Lei è Claudio Pandolfi? Sì, e lui è Rolando Ravello e insieme abbiamo letto e le ho mai raccontato del vento del nord. Di? Glattauer. Daniel. 5 minuti dopo. Come si chiama? 10 minuti dopo. Come si chiama chi? 4 minuti dopo. Leo, per favore, non offenda la mia intelligenza e il mio fiuto per Leo. Dietro la fanfaronata del viaggio di lavoro turbolento e della benevolenza del meteo, il lamento per lo sfinimento, l'annuncio di irreperibilità e il minaccioso augurio di buone giornate estive, non può esserci altro. Una. Come si chiama? Non sarà mica Marlene? 8 minuti dopo. No, mi si sbaglia. Non c'è né Marlene né nessun altro, ho solo bisogno di starmene per conto mio. Le ultime settimane e gli ultimi mesi mi hanno logorato. Devo prendermi una pausa. 1 minuto dopo. Una pausa da me? 5 minuti dopo. Una pausa da me stesso. Le scrivo tra qualche giorno, promesso. No, è bello. A me fare leggere gli audiolibri mi piace un sacco. È bello perché viaggi. Era la prima volta in due. E in due è bello perché, per esempio, una cosa che mi piaceva da morire è che vedevo le espressioni di Claudia mentre io leggevo le email che leggiamo nel libro, e aveva la faccia di chi riceve una mail, no? Con quel sorriso femminile, bello. Sì, non si può venire fuori dall'interpretazione, è incredibile. No? Vorrei avere più spazio, vorrei poterla interpretare. È stupendo, prima esperienza, vorrei continuare a farne. Forse dovrei risolvere qualche problema di logopedia, qualche problema di corde vocali. Consumo una quantità di caramelle al miele, però se va bene a voi. 3 minuti dopo. No, Emmy, non è un capriccio, è un proposito ben ponderato. Lei mi ha semplicemente preceduto. Allora di nuovo, Emmy, mi piacerebbe che la nostra relazione via email sfumasse in un appuntamento, un unico incontro prima del mio trasferimento a Boston. 50 secondi dopo. Un unico incontro. Cosa si aspetta? 3 minuti dopo. Conoscenza. Senso di liberazione. Sollievo. Chiarezza. Amicizia. Soluzione di un enigma relativo alla personalità alimentato dalle parole eppure indescrivibilmente spropositato nelle dimensioni. Eliminazione di blocchi mentali. Poi una bella sensazione. La miglior ricetta contro il vento del nord. Ho scoperto che c'è un sacco di gente che ascolta gli audiolibri in macchina mentre viaggia. È bello perché poi improvvisamente fai compagnia delle persone che non conosci, che viaggiano con te, si fanno il trip come te lo sei fatto tu nel libro. È da gusto. Sì, penso che sia proprio una formula vincente. È addirittura innovativo, cioè è molto strano, tra l'altro insolito. Non viene in mente. Ad esempio a me non veniva in mente che c'era questa possibilità. E la trovo, grazie, ma avete veramente risvegliato un'idea, perché non è che non ne sapessi l'esistenza, non ne conoscessi l'esistenza, però non vedo l'ora di farlo, tra l'altro, cioè di essere un'ascoltatrice di audiolibri, non so neanche dirlo. Ritiene possibile che io avrò voglia di fare sesso con lei? 3. Se la risposta è sì in entrambi i casi, e se poi lo facciamo regolarmente. Una volta a settimana. Merda di lampadina, gli do 1000 botte. Ma tu la senti? Scusami. Buongiorno.